Ciao, io sono Lorella. Benvenuti in questa nuovissima serie che si chiama Cresciamo insieme. Siamo in compagnia dei nostri protagonisti che abbiamo visto nel trailer, ma con una novità. Intanto ve li ripresento. Ray Sequoia, e già, questa è la famiglia Sequoia. Ray Sequoia è il papà. Poi abbiamo la figlia, Beverly Sequoia, che è un'adolescente. E poi c'è Rocky Sequoia, che è la zia, cioè la sorella della moglie e della mamma di Beverly. Roxana, eccola qui la nostra Roxana, che si sta occupando della nuova arrivata, Dorotea. Oddio, a me fa un po' impressione, sono sincera. Li hanno rinnovati, ma sono un po' inquietanti, ecco. Non so voi che ne pensate. Dunque, come dicevo, lei si sta occupando di Dorotea, ma poiché sono le 8:30, deve preparare anche la cena. Oh, che carino. Oddio, che succede? Oh, mamma, che è successo? Oh, cominciamo bene. Avete visto come si è spostato lo schermo? Roxana. Oddio, aspettate, una cosa per volta. Allora, Roxana ha raggiunto il livello 1 di genitorialità. Diciamo che lo scintillio c'è stato su di lui. Perciò forse ha raggiunto una pietra miliare? Mi sa di sì. Eh sì, perché c'è, vedete? C'è una coccarda in simologia. Mentre gli altri non ce l'hanno, meglio, ce l'ha anche lei. Rocky no, e sua figlia nemmeno. Cioè, e Beverly nemmeno. Andiamo a vedere. Ah, ecco, vedete, qui fa vedere sia l'arrivo di Dorotea che l'arrivo di Beverly. Che carino, che forza. È bellissimo sta cosa. Ah, dunque loro si sono sposati a San Sequoia, a quanto pare. Bene, ma torniamo un secondo indietro. Intanto non ho capito quello scintillio a che cosa è dovuto. Però, vabbè, lo scopriremo. Dunque, loro si sono trasferiti qui a San Sequoia da Evergreen Harbor. E già prima stavano in un appartamento. E ho preso una casa di San Sequoia e l'ho rinnovata. Ve la mostro. Dunque, qui abbiamo un bel salotto con il tavolo da pranzo, una piccola libreria, i giocattolini, perché una volta che si ha bambini piccoli ci sono ovunque. Questa è la cucina. Eccola qui. Che è molto semplice e si affaccia nella cameretta di Dorotea, così da poterla tenere tranquillamente sott'occhio. Andiamo a vedere la stanza di Dorotea, la stanzetta di Dorotea. Eccolo qui, finalmente il fasciatoio con le mensole tutte decorate degli oggetti per l'igiene di Dorotea. Oh, questo lo devo togliere. Ecco. Poi abbiamo il lettino per quando sarà un pochino più grande e la palestrina. Qua c'è la culletta. Da questa parte abbiamo la stanza dei genitori, Ray e Roxana. Qui abbiamo un bagno. Qui abbiamo la stanza di Beverly. Ha una foto di sua zia Rocky perché sono molto legate. Questa invece è la stanza di Rocky. E poi abbiamo un altro bagno qui. Allora, andiamo a vedere come sono i rapporti familiari. Dunque, partiamo da Ray. Con Rocky ha un'ottima compatibilità. Lei è buffa, amicona, egocentrica. Con sua figlia Beverly un'ottima compatibilità. Beh,
bene, anche se è un po' pigra, è creativa e, come abbiamo detto prima, è un adolescente. Ah, ma notate qui, qua c'è una specie di flirt, eh? Chissà se Roxana lo scoprirà con Dorotea. Vabbè, ancora in realtà si devono conoscere, detto tra noi. E con sua moglie ha un'ottima compatibilità. Vediamo Roxana. Vabbè, con lui ha un'ottima compatibilità, con lei anche. Con Roxana ha una buona compatibilità. Strano, perché in realtà la loro relazione è difficoltosa. Ha un'ottima compatibilità anche con lei, anche se la loro relazione, cioè la relazione di sua madre nei confronti di Beverly, è severa. Roxana ha una buona compatibilità, ottima anzi, con Ray, ottima con Beverly e buona con Roxana, con sua sorella Roxana. Beverly invece ha un'ottima compatibilità con il padre, con sua zia Rocky, e un'ottima compatibilità con la mamma. Rimango un po' perplessa però, perché, come vi dicevo, vi faccio vedere. Prendo Roxana, che è quella più complicata, diciamo, va? Più complessa. Dunque, con la figlia, Dorotea ha una relazione stretta. Con sua sorella Rocky, difficoltosa. Con Ray, stretta, suo marito. E con Beverly, severa. Quindi, boh, non capisco. Forse caratterialmente di base, comunque, sono più o meno compatibili. Non so che dirvi, sono rimasta un po' perplessa, vabbè. Come vi dicevo, Roxana ora deve occuparsi della cena. Appena avrà finito di coccolare Dorotea. È bellissima questa interazione. Mentre loro penseranno a costruire la casa sull'albero. Ebbene sì, perché Beverly si è lamentata che vuole i suoi spazi, non va d'accordo con sua madre e quindi vuole un posto tutto suo. Vediamo come se la cava Rocky. Che forza, ragazzi. Bene, stanno acquistando la manualità. Anche lei, anche Beverly, bene. Ma guarda che bravi. Lei intanto si sta occupando della cucina, bene. Sta cucinando finta carne e patatine. Questa sarà la loro cena. Ecco, Ray si sta accorgendo che puzzicchia. Ah, è una domenica. Una bella domenica di primavera. Che cos'era quel rumore? Oddio, non ci sto capendo niente. È lui proprio, eh. Mi sa che c'ho bisogno di una bella doccia. Eccola qui, lei ha finito. Perciò puliamo il biberon e chiamo a tavola. Oddio, Beverly deve andare al bagno. Guardate se non se la fa sotto, eh. Ma ora che arrivano, lei ha già finito. Sbrigatevi. Che carina, sentite che versetti che fa Dorotea. Che cos'è questo duraccio? Oddio mio, è tremendo. Accidenti, adesso Beverly scoccerà. Perché avrebbe preferito delle verdure. Accidenti, avresti potuto fare delle verdure. Pensi che sono una ragazzina che mangio sempre patatine e cotolette? Ecco. Sai che amo la frutta, no? Brava, brava, continua sempre con le tue solite battute. Accidenti, è diventata tesa. Ah, bisogno di divertimento, e mo la facciamo divertire. Ah, mamma, a volte sei insopportabile. Dovremmo andare più d'accordo io e te. Oh oh, mi sa che si sta lamentando qualcuno. E tu a volte sembri un lama. Ti comporti come un lama. Ragazze, io vado a fare una doccia, eh. Direi che è proprio il caso, figlio mio. Guarda qua come stai messo. Vai, va. Beh, veramente dovrei andare al bagno anche io, scusatemi. Mandiamolo al bagno prima che se la fa sotto. No, svuota rifiuti adesso proprio no. Bene, io sparecchio. Io guarderò un film. Figurati. Ma è una volta che mi dai una mano. Mamma mia, c'è la rietta un po' tesa qui, eh. Vediamo che fa la piccola Dorotea.
Sveglia! Ciao! Ok, lei è andata al bagno e si metterà sicuramente a vedere il film con sua zia. Vieni a vedere questo film, è davvero interessante. Che si stanno guardando? Ah, la roba di cucina. Vabbè, pure antica. Vabbè, oh, se ne piace a loro. Accidenti. A volte la mamma è davvero tremenda. Lo so, lo dici a me? Che ci ho vissuto per tanti anni, più di te. A volte riesci a creare davvero delle vere e proprie cavolate. Sì, sarebbe proprio... Vabbè, lasciamo stare, dai. A volte invece di andare avanti, torna indietro come i gamberi. Guardate che bella questa foto. Questa foto di famiglia. Io la trovo carinissima. Sì. Ok. Oddio. Terribile amarezza. Per il sentirsi amareggiato nei confronti di qualcuno nei paraggi. Beverly non riesce proprio a sopportare di essere in presenza di un sim a cui serba rancore. Ai. Non sono tutte rose e fiori, sembra, eh? Oh! Allora, ragazze, che guardate di bello? Beverly, tesoro, è ora che tu vada a letto. È tardi. Dai, non ti ha chiesto nemmeno di pulire. Oddio, guardate. Guardate Beverly. Beverly, devi andare a letto. Stiamo scherzando qui? Oh, ma devo proprio. Dai, forse è meglio non farla arrabbiare, altrimenti dovrò subirmela io. Funziona così, eh? Va bene, vado. Buonanotte a tutti. Accidenti. Povera Beverly. Ecco, le mie giornate sono molto più belle con te. Grazie di farmi sorridere, Beverly. Meno male, va. Almeno qualcuno va d'accordo. Ehi, ma per caso sai se ha fatto i compiti? Sì, credo di sì. Insomma, penso di sì, gli ho dato una mano io. È bello che ci siamo trasferiti qui. Oh, oh. Roxana è stata tradita da qualcuno a cui teneva ed è in preda alla gelosia. Come potrà più fidarsi? Accetti il cambiamento? Sì. Sembra che sia passata una vita da quando Roxana è stata romantica con il sim che ama. Lei? Penso che tu sia nei guai. In guai molto seri. Potrà essere paranoia, ansietà. Ho una sensazione istintiva, ma Roxana non può fare a meno di domandarsi cosa stia combinando, né con chi si stia vedendo a sua insaputa. Oddio, ce l'hai dentro casa. Non farmi queste battute davanti a lei, altrimenti ci ammazza. Andiamo bene, ragazzi, qua. Ragazzi, qua va a finire a schifio. Già lo vedo. Personalità scoperta. Roxana ha scoperto un nuovo tratto della personalità. Geloso, scopri i dettagli del tratto nella sezione tratti del pannello simologia. Tratti. Paura del tradimento. Roxana deve parlare con il sim che ama e subito. Altrimenti la loro relazione continuerà ad avere problemi finché Roxana non troverà il modo di appianare le divergenze. Mamma mia! Scusate, vediamo un attimo Roxana. Che sorriso diabolico. Questi due non me la raccontano giusta. Che cosa combinate alle mie spalle? Ai. Ray, attento a quello che fai. Povero Ray. Tu dici, Ci ammazza. Sì. Ok, starò più attento, ok. Che succede adesso? Io continuo a non capire. Ah, ok, ha scoperto il nuovo tratto. Gelosa. Vediamo le relazioni come vanno. Sta Matilde, che la conosce, vabbè. Facciamo quelli di casa, va, intanto. Allora, lui è un papà casalingo. Che carino. Però dobbiamo trovargli un lavoro.
Qui spiega la relazione, ok, ottima compatibilità, ancora per poco, penso. È profondamente legata a Ray e lo stesso sentimento lo prova lui. Però lei è furiosa per il tradimento. Roxana non riesce a credere che Ray abbia fatto questo alla loro relazione. La sola vista di Ray ricorderà a Roxana che Ray ha tradito la sua fiducia e la sua persona. E madonna però, si sono scambiati due battutine, ho capito che non è stato caruccio, però... Roxana, così sei un po' pesantina, eh? E dai, vabbè, pesanduccia forte, insomma, no? Vorrei vedere te al posto mio. Eh no? Va bene così. Vabbè, vabbè, ti credo, c'hai ragione, buona, buona. Ray, per favore, dopo che hai buttato i rifiuti, pensa a Dorotea. Io me ne vado a letto. Questa sera non è proprio aria. E che ti pare? Ci fossi una sera che aria. Povero Ray. Vabbè. In quanto a te, signorina... Mamma mia. È nera. Stai attenta a cosa fai e a cosa dici. A mio marito, chiaro? Non ti sembra di esagerare? No, non esagero affatto. Ti conosco e anche molto bene. Basta che respirano. So come sei fatta. Si è fatto tardi e penso che è meglio andare a letto. Mi occupo di Dorotea. Tesorina, vieni da papà. Chi è la principessa di casa? Oddio, che carini che sono. Sono inquietanti, però... È bello tutto questo. Oddio, guardate! Bene. A quanto pare se ne stanno andando tutti a letto. Oddio, ma c'è un temporalone fuori. Metti in un secchio, no? Accidenti. Ma Beverly voleva andare anche nella casa sull'albero. Perché appunto proprio in previsione del temporalone. Vabbè, magari lo fanno mentre non piove, sperando che non piove. Anche se, per quanto mi riguarda, per quanto mi ricordo, ecco, nuvoloso, previsioni di oggi, probabilità di temporali. Ah, mappa poverina però. Sempre più fuori controllo. Per aver vissuto la pubertà. Beverly ha scoperto che i suoi follicoli sono responsabili di un'accelerazione della crescita della peluria. E si è visto. Se non riuscirà a tenerla sotto controllo, si ritroverà con una boscaglia sempre più aggrovigliata e impenetrabile. Bene, grazie dell'informazione. Vai al bagno, va? Meglio. Ecco qui. Qui intanto dormono tutti. Poverina, la prima ad alzarsi. Ok. Oh, finalmente è andato tutto a buon fine, mi sembra. Ma ragazzi, voglio tornare a letto. Lo so, ti capisco. Guardate un po'. E vai, primi brufoli. Devo applicarmi il detergente. Ecco, bravo, torna indietro. Molto meglio. Decisamente molto, molto meglio. Sembra che non ho niente. È davvero imbarazzata per i suoi brufoli. Perché tutti a me? Classico. Allora, vediamo Beverly cosa pensa di Dorotea. Niente di che, per ora. Non è che se la fila molto, effettivamente. Accidenti, devo fare la lettura. Altrimenti la prof chi la sente? Bene, ragazzi. Volevo darvi un piccolo assaggio per presentarvi un po' meglio questa famiglia. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Wow, che fisico! Ciao!